sono Issima Miglia. Oggi vi voglio raccontare del mio autore preferito italiano, ossia Alessandro D'Avenia. Alessandro D'Avenia nasce il 2 maggio 1977 a Palermo ed è il terzo di sei figli. È scrittore, insegnante e sceneggiatore. Nel 90 frequenta il liceo classico, dove incontra Pino Puglisi, che è il suo professore di religione, che lo influenza fortemente. Nel 2000 si laurea in lettere classiche alla Sapienza di Roma e vince un dottorato di ricerca a Siena. Nel 2006 invece frequenta a Milano un master in produzione cinematografica. Il suo primo romanzo, pubblicato nel 2010, è Bianchi come latte e rossa come il sangue. Questo libro racconta la vita di Leo, che è un ragazzo di 16 anni che frequenta il liceo ed è innamorato di Beatrice. Lui è un ragazzo molto spigliato, gli piace la musica, stare con gli amici, però quando viene a scoprire che Beatrice è malata, la sua vita non è poi così spensierata. Infatti lui, per dimostrare il suo amore a Beatrice e per superare anche il suo dolore per la malattia di Beatrice, le sarà accanto sempre, tutti i giorni, le farà compagnia, però poi purtroppo Beatrice muore, quindi Leo poi scopre il suo vero amore. Questo libro, indirizzato a tutti gli adolescenti, credo sia un libro che insegna tantissimo sull'amore, su come affrontare un periodo difficile, che può essere sia il periodo adolescenziale, sia come affrontare la malattia. Infatti sia Leo sia Beatrice sono due ragazzini molto forti che hanno saputo affrontare questi due periodi. Poi credo che anche il contorno della storia di Leo e Beatrice sia anche descritta bene, la vita di liceo, anche perché D'Avenia è un insegnante, quindi credo che meglio di lui lo sanno solo i adolescenti che vivono. Io vi consiglio tantissimo questo libro, se state passando un periodo difficile della vostra vita, magari anche con un sorriso potete affrontare questa lettura, perché è molto molto semplice, tra virgolette, nonostante i temi che tratta. Non è scritto in maniera molto pesante, anzi è scritto da molto leggera, quindi si può leggere anche in poco tempo. Il secondo romanzo invece, pubblicato nel 2011, è Cose che nessuno sa. Credo che questo libro sia leggermente più profondo rispetto al primo, perché parla di Margherita, che è sempre una ragazzina adolescente che sta per iniziare il liceo. Non solo dovrà iniziare il liceo, quindi l'ansia, la paura di iniziare una nuova scuola, ma suo padre, tramite un messaggio, la abbandonerà, la lascerà. E quindi Margherita cade nell'ansia più profonda, nella tristezza più profonda. Poi però Margherita incontrerà Giulio, un ragazzo molto misterioso della sua scuola, incontrerà l'Odissea di Omero, ma soprattutto incontra un professore, che è il professore di italiano, che le farà amare appunto l'Odissea, che è un professore molto positivo, che sa ascoltare i suoi problemi, la saprà aiutare. Ripeto, questo libro è un po' più profondo rispetto all'altro, ma che ha praticamente gli stessi significati, credo. L'amore che ha una ragazza per il proprio padre, la tristezza di questa ragazzina che dovrà lasciarlo andare perché lui se ne andrà. E quindi vediamo un altro aspetto degli adolescenti. Quindi se volete iniziare a leggere Alessandro D'Avenia, credo che Cose che nessuno sa sia il libro adatto per iniziare. Il terzo libro di D'Avenia è Ciò che inferno non è, pubblicato nel 2013. Questo credo sia il libro un po' più serio di D'Avenia, perché racconta di Federico, un ragazzo di 17 anni che frequenta il liceo classico, lo stesso che ha frequentato D'Avenia.
che ha lo stesso professore di religione che aveva l'autore al liceo. Come dicevo prima, Pino Puglisi, che è il professore di religione, farà scoprire a Federico una nuova parte di Palermo, quella di Cosa Nostra. Quindi Federico si troverà ad affrontare questo nuovo mondo. Credo che con questo libro D'Alegna voglia mantenere vivo il ricordo di Don Puglisi, che si è battuto contro Cosa Nostra, e credo sia un messaggio straordinario, molto molto bello, molto profondo. Quindi se avete il coraggio di sapere cosa è successo a Don Puglisi, vi consiglio questo libro perché è meraviglioso. Quindi se non volete leggere un libro più adolescenziale, credo che questo faccia per voi. Gli ultimi due libri invece ve li voglio mostrare insieme. Il quarto è L'arte di essere fragili, pubblicato nel 2016, mentre l'ultimo è Ogni storia è una storia d'amore, pubblicata nel 2017. Questi due libri non sono romanzi, non sono storie. L'arte di essere fragili, infatti, è una raccolta di lettere che scrive l'autore per Leopardi, che è il suo autore preferito, ovviamente, chi l'avrebbe mai detto? Credo che, nonostante sia un libro piccino, sono 200 pagine, è un libro un pochino pesante, io trovo un pochino pesante, ma molto utile per chi deve studiare Leopardi, perché è molto utile per capire il pensiero di Leopardi. Io ovviamente l'ho letto dopo aver finito la scuola, quindi non è che mi sia servito a molto, però per cultura personale credo che serva anche, quindi anche voi che magari non siete più a scuola potete tranquillamente leggere questo libro per rinfrescarvi la memoria e comunque per la vostra conoscenza personale. Mentre Ogni storia è una storia d'amore sono varie raccolte, varie storie, tutte separate tra loro, di donne che devono affrontare il loro amore perché sono donne di artisti, che devono appunto affrontare questo amore, soprattutto devono affrontare il fatto che i loro uomini mettano al primo posto la musa, ciò che li ispira per fare il loro lavoro. Questo libro è un po' meno pesante rispetto a L'arte di essere fragili, però comunque è un libro che fa capire molto, ha molti significati, che fa vedere tante diverse situazioni, fa vedere come le donne affrontano le situazioni un po' più complicate, in famiglia, in amore. Quindi questi due libri vi li consiglio solamente se siete coraggiosi, soprattutto L'arte di essere fragili. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!